fammi sedere bene. Ciao. Buongiorno Sure e buongiorno Sur. Benvenuti in questo nuovo video. Oggi video con le mie cucciolette. È vero, amore? Sì, ciao. Oggi il video tag con la Carolina che non vuole stare ferma e ovviamente la Maggie non può stare senza né di me la Carolina ed è qui, la vedete, che dice, no? Che dice, ma cosa devi fare con la Carolina? Eh? Allora, vediamo se riusciamo a tenere, perché se ne vuole andare, ma non deve andare. Allora, facciamo in fretta. Prima, scomoda, prima che se ne... Stai ferma, oh, fatti vedere bene, amore, fatti vedere, non tremare. Tutti che tremano in Chihuahua. Allora, prima di vedere, stai ferma, tata, stai qua con la mamma. Prima di vedere quali sono le caratteristiche di Carolina. Maggie, cosa fai? Sta mordendo. Non devi mangiare il cuscino, amore, no, no, non devi mangiare. Maggie, vieni qua. Non devi mangiare il cuscino, no, amore. Lascialo stare, no? Niente, vabbè. Beh, niente, lo tiro via, niente. Tiriamo via il cuscino perché mangia sti peli, via. Niente cuscino, no, niente cuscino. Non saltare di là, andare a prendere il cuscino. Vieni qua, saluta Maggie. Eccola la Maggie. Va bene, allora iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram, attivate, amore, la campanella per non perdere nessun nuovo video e lasciatemi un like. Oggi lo vedo male questo video, quindi muoviamoci, ora possiamo iniziare. Allora, prima domanda sulla Carolina. Quando è nata? A marzo del 2012. Perché lo hai preso? Perché, vabbè, come la Maggie, i Chihuahua e canile non si trovano, per cui l'ho comprata, stai ferma. E perché c'era un amico di mio marito, cioè un conoscente, ecco, così stai meglio, un conoscente che gli aveva detto che conosceva questo. Stai ferma, questo veterinario che vendeva i Chihuahua e lui diceva che ce n'era una che era perfetta, che aveva la testa rotonda al punto giusto, che aveva le orecchie che erano lunghe, larghe, distanti al punto giusto, insomma, l'aveva descritto come un Chihuahua perfetto, diciamo così. E noi siamo andati a vederla. In realtà a me me ne piaceva un altro che era molto piccolino, lei invece era un bel torello, era la più grossa che c'era. Però lui ha insistito di prendere lei perché lei era perfetta nelle caratteristiche appunto dei chihuahua, i peli che vanno in giro. E quindi diciamo un po' sotto sforzo ho scelto lei. Che tra l'altro quando sono andata perché... Tu vai giù dove hanno tutti i cuccioli e poi lo prendi, lo porti su dal veterinario che lo visita e tutto quanto, lo segna e mi ha detto: no, prendi lei, mi fai un favore perché si mangia tutta la pappa degli altri cani. Mi fai un favore a portarla via. E mi ha fatto anche un po' di sconto perché lei aveva già 4 mesi, gli altri erano tutti più piccolini. Quindi diciamo che era la più vecchia. E devo dire che Carolina è un bel torello e comunque gli è rimasto quel carattere lì che deve mangiare prima lei, che lei deve fare tutto prima della Maggie. E tra di loro si capiscono perché la Maggie lascia fare. Poi, amore mio, poi quanti anni ha? Ha 9 anni. Il suo carattere, la Carolina è testona da morire, ha un carattere fortissimo. Lei ti vuole bene, ma non te lo fa capire tanto. Sei sempre tu che devi andarla a cercare. Però devo dire che da quando c'è la Maggie si è addolcita tantissimo perché comunque vede che la Maggie, essendo molto tenera e molto dolce, noi ci sciogliamo. Lei ha capito che cosa deve fare per essere più dolciosa, più tenerona, è vero che ti fai tanta fatica a essere tenera. E poi, siccome quando abbiamo preso Carolina, quando l'abbiamo presa, Gabriel, mio figlio, era piccolo
E cosa faceva? Se la portava sempre a letto e devo dire che ha preso un po' il carattere cazzuto di mio figlio. L'ha preso. Pensate che lei voleva scappare, ma lei resisteva, non se ne andava perché lui la teneva così, no? Stretta nel braccio. E appena si addormentava, Carolina scappava. Io capivo che lui dormiva perché Carolina veniva giù. Quindi era la sua babysitter, diciamo, è vero, anche se era un po' obbligata perché lei non ci voleva mai andare. Tentava sempre di scappare e lui tornava giù a prenderla. E lei mi guardava come per dire: no, non mi far andare. Mi faceva morire. Sarà contenta che è finito quel periodo. E poi, allora, quali sono le parole che riconosce? Beh, ovviamente anche lei come Maggie, la papa viene qua, andiamo giù. Lei è proprio, cioè capisce non solo certe parole, ma proprio quando gli parli. Lei capisce quando piangi, lei capisce quando ti fai male, quando sei triste. Veramente a Carolina gli manca la parola in quel senso. È molto molto umana. Capisce tutto e quando gli parli, lei proprio ti guarda e ti capisce, si vede che ti capisce. È vero, amore, che tu capisci tutto, è vero. E niente, poi anche quando, non so, capisce quando la sgridi, si va a mettere in castigo da sola la Carolina. Quando la sgridi sparisce. Quando dici: chi è stato a fare questa cosa? Lei, va, non la vedi, quindi sai che è stata lei. È vero, amore? È vero, quanto sei monella. Oppure, quando andiamo o quando usciamo, se c'è mio marito fa la brava, ma se la porto fuori io, deve portarmi lei in giro a me. Ha un bel carattere. Poi, il suo nome è Carolina, come ho già detto, da quanto tempo ce l'hai? Da 9 anni, perché appunto lei aveva 4 mesi, quindi da sempre. E che razza è appunto il Chihuahua? Poi, come l'hai avuto? L'ho comprata da un veterinario che aveva un allevamento. Cosa significa per te il rapporto che hai con lei? Vabbè, io... Oddio, la Carolina la amo, io amo tutti i miei animali e amo anche quelli degli altri perché ce l'ho proprio nel DNA di amare gli animali. Infatti, quando vado in giro, delle volte, beh, adesso no, vabbè, prima mi avvicinavo ai cani senza problemi, no? E magari c'erano quelli, il padrone mi diceva: no, non ti avvicinare. E io gli dicevo: perché è cattivo? E no, non è che è cattivo. E io dicevo: posso? E mi avvicinavo e non mi facevano assolutamente niente. E loro rimanevano perché dicevano: no, non mi è mai successo. Rimanevano così. Ma io basta che mi facciano usare, loro mi conoscono, sanno come sono e si possono fidare di me. E quindi si lasciano tranquillamente accarezzare, è vero, anche prendere in braccio qualcuno. E quindi niente, io Carolina l'amo, ha un rapporto, ripeto, meno affettuoso rispetto a Maggie, ma perché è lei di carattere così. Lei, se vuole essere coccolata, viene lei da te e ti salta in braccio. Lei proprio quando vuole viene e salta in braccio, è bravissima, è vero Carolina? Però se non vuole è un po' come il gatto, devi lasciarla stare. E se la vado a prendere rogna. Quindi ti fa proprio capire che ha bisogno dei suoi spazi. Infatti lei è una che ha bisogno della sua solitudine e quando vuole compagnia è lei che ci cerca e quindi non la rispettiamo per quello che è vero. Poi, allora, poi qual era il momento quotidiano più bello? Allora, beh, come la Maggie quando ci mettiamo tutti sul divano, solo che a differenza di Maggie lei non viene sempre, quindi il momento più bello per Carolina è quando gli diamo il biscottino, è vero? Oppure, per esempio, stamattina ho preso il sole e lei era lì con me che prendeva il sole. Insomma, ci sono dei momenti diversi con Carolina che sono belli. Poi, che soprannome ha? Ah, io la chiamo Carola, è vero, Carola? E non so perché la chiamo Carola, accorcio e lei lo capisce. E poi cosa odia? Beh, tagliare le unghie come la Maggie. Adesso la Maggie si è messa lì, sta dormendo, si è calmata. Tagliare le unghie come la Maggie, odia farsi pulire le orecchie e odia se la prendi che lei non vuole, ripeto, rogna, rogna.
Poi di che cosa è golosa? Di cosa è golosa? La Carolina, beh, mangia come frutta solo la banana. Gli piace, tutti i dolci gli piacciono e gli piace il cibo. Gli piace il cibo come non so che cosa, è vero. Infatti lei quando appena apre il frigo, lei arriva lì. E se non gli dai qualcosa piange, piange, piange. Ormai io mi sono abituata ad ascoltarla, però dà fastidio, dà fastidio. Mentre la Maggie no. Maggie sta lì e aspetta, se glielo dai bene, se non glielo dai pazienza. E basta, abbiamo finito tutte le domande. Oddio, vediamo. Amore mio, cosa c'è Maggie? Che cosa possiamo dire di te, Carolina? Beh, che quando andiamo in giro a camminare, lei tarella, lei cammina, fa veramente tanti chilometri, Carolina. Ha una muscolatura pazzesca. Dove vuoi? Aspetta, che ho quasi finito il video. Anche se è più ciccia di Maggie, perché Maggie è più asciutta. È vero. E guardate. Cosa vuoi, Maggie? Cosa vuoi? Cosa vuoi, amore? Dilla, mamma, cosa c'è? Vieni qua. Vuoi la Carolina, tu? Vuoi la Carolina, tu? Guarda, facciamo vedere. Oh, dai, tutte e due. Dai. Ah, aspettate. Oh, tiriamo su. Ok, tutte e due in braccio. Ecco, tutte le volte... Se prendo la Maggie, la Carolina non sempre vuole venire, ma se prendo la Carolina, la Maggie vuole venire in braccio. La Maggie, vero amore, che vuoi venire in braccio? E poi niente, oddio, volevo dire qualcosa ma non mi ricordo più. Cosa volevo dire di te, amore mio? Cosa volevo dire? Vabbè, poi odiano ad andare al veterinario, vero? Che brutto il veterinario. Lo odiano loro andare al veterinario. E dicevo, ah sì, che la Carolina cammina tantissimo, fa veramente i chilometri. Mentre la Maggie la devo prendere sempre in braccio. Lei arriva, mi gratta le gambe e mi fa capire che vuole venire su. E niente, io la prendo e basta. Per ora non mi viene in mente nient'altro, perché poi anche l'altra volta quando ho finito di fare il video ho detto cavolo, potevo dire questo della Maggie, potevo dire quello, però adesso onestamente non mi ricordo più che cosa vi volevo dire in più per loro e non mi ricordo. Ah sì, c'è una storia bellissima, bellissima tra virgolette, che quando ho preso... Ecco, se no facciamo così, vi potrei raccontare in un altro video, se avete piacere, vi potrei raccontare del rapporto tra Carolina e Maggie quando è arrivata la Maggie. Mi sembra un'ottima idea per un video. E anche perché ce n'è un bel po' da dire. Fatemi sapere se vi interessa che io lo giro. Ah, poi mi sono dimenticata di dire che questo video me l'ha richiesto Marco di Instagram, quindi Marco ti mando un grosso bacio che non riesco con le mani. Grazie per avermi richiesto il video, se hai altre richieste scrivimi pure che io se posso giro, lo giro. E niente, spero che questo video vi sia piaciuto, lasciatemi un commento per sapere se volete sapere il loro rapporto iniziale di quando è arrivata la Maggie e noi ci vediamo domani con un nuovo video, ma prima di andare via, ehi raga, facciamo festa, sì, ciao, a domani, ciao ciao, salutate, ciao ciao.